E Charlink quest'oggi è a Milano per l'evento organizzato da Business International European HR Director Summit. Abbiamo qui con noi Franco Amicucci, sociologo, fondatore di Skilla, Amicucci Formazione. Buongiorno. Buongiorno. Durante la tavola rotonda che si è tenuta poc'anzi sul cambiamento in atto nel mondo dell'organizzazione, ci sono alcuni concetti che hanno risuonato in maniera dissonante rispetto a quello che di solito si sente dire sugli argomenti quali liquidità, cambiamento, millennials, destrutturazione dei luoghi di lavoro. E lei è stato proprio colui che ha un po' rotto questo paradigma che va un po' per la maggiore. Ci potrebbe raccontare di che cosa si tratta? Cosa sta vedendo lei proprio all'interno della sua organizzazione e non solo? Sì, no, quello che sto vedendo è che questa inevitabile grande ondata di cambiamento, siamo forse nella più grande trasformazione della storia dell'uomo, e come tutti i cambiamenti dobbiamo governare anche quella che, se è un'onda, ci sono anche, le chiamo, le risacche, ci sono i ritorni, quindi ci sono tutte le nicchie che vanno governate, perché il processo di innovazione non è solo lineare. Va benissimo lo smart working, sarà il futuro, va benissimo l'organizzazione liquida, però teniamo conto di due aspetti fondamentali per le persone e per l'organizzazione. Per le persone lavorare da soli, lavorare solo con la tecnologia è un tema che da una parte facilita moltissimo la flessibilità, la gestione del tempo, dall'altra rimette in discussione alcuni fondamentali dell'agire umano, che non è così scontato che il processo sia facile. Faccio degli esempi: lavorare da soli non è la stessa cosa che lavorare in gruppo. Lavorare senza riferimento umano non è la stessa cosa che lavorare con un team, magari dove c'è conflitto, eccetera. Un conto è il conflitto faccia a faccia, un conto è il conflitto tramite mail o sms. Ecco, questa onda che è inevitabile di liquidità, di destrutturazione dei modelli classici del lavoro, richiede una riflessione quindi sulle appartenenze, sulla gestione dello stress, perché non è vero che star soli a casa sulla sdraia e lavorare di per sé sia più rilassante che stare al lavoro. Può esserlo se ci sono altre condizioni, quindi credo che alcune condizioni sono che deve essere un processo graduale, non improvviso, non la persona che dal giorno alla notte dal posto di lavoro passa a lavorare a casa. Si fa in termini progressivi, alcune giornate, alcuni orari, quindi le flessibilità vanno governate e negoziate con le generazioni, perché un conto è essere 25enne single, un conto è essere mamma a 36 anni con due bambini, un conto è essere mamma o padre a 55 anni con i figli già autonomi. Ecco, i concetti quindi di flessibilità sono legati molto anche al ciclo di lavoro. L'altra dimensione riguarda il cosiddetto organizzazione piatta, senza gerarchia, dove i gruppi si autogovernano. Questa è una dimensione, anche questa, nuova nelle organizzazioni, soprattutto quelle emergenti, l'organizzazione dei servizi, l'organizzazione del web, le organizzazioni. Però attenzione, non significa che non ci sia gerarchia, è una gerarchia diversa, lo vediamo anche nella società. Non è vero che la cosiddetta democrazia della rete sia senza padrone, nel senso classico del termine. Anzi, a volte abbiamo da una parte un team senza gerarchia intermedia, però dei leader carismatici senza regole. Ecco, questo è l'elemento di rischio che io vedo nelle organizzazioni. Sono tutti temi nuovi che, di fronte a una positiva cambiamento, come abbiamo descritto, a grandi opportunità che si stanno creando nelle organizzazioni e per le persone, bisogna individuare tutta una serie di temi che vanno assolutamente governati, perché altrimenti c'è un ritorno proprio di c'è una reazione non positiva rispetto al cambiamento. Lei accennava poc'anzi ad un altro aspetto che credo che sia importante sottolineare. Tutte queste forme nuove, no, di organizzazione del lavoro giustamente vanno incontro alle esigenze delle persone, per cui sembrerebbe che si stia creando un mondo del lavoro meno stressante. In realtà lei diceva: attenzione, perché anche qui si nasconde probabilmente un rischio. Sì, intanto l'opportunità è per le persone, ma soprattutto per le organizzazioni. Cioè, la flessibilità è dal punto di vista anche organizzativo, perché quando viene data flessibilità, pensiamo alle organizzazioni che lasciano lo smart working per le reti vendita, però alzano l'asticella della vendita, e quindi lo stress si sposta dal posto di lavoro, dalle burocrazie, dalla rigidità classica, si sposta su obiettivi sempre più sfidanti. Pensiamo ai promotori finanziari, a tutta una serie di figure che invece sono sotto stress rispetto a obiettivi estremamente sfidanti.
per cui si sposta il modello di controllo dal tempo, che è giusto che così sia, al rispetto di alcune regole, si sposta a obiettivi sempre più sfidanti per le persone in un ambiente fortemente competitivo. E questo è un elemento che stiamo percependo come stressante per alcune famiglie professionali, questa parte. In particolare, quali sono le famiglie professionali che secondo lei soffrono di più di questo aspetto? Sono prima di tutto le reti vendita dei settori maturi, quindi promotori finanziari nel campo del banking, del finance, nel campo della telefonia. Ecco, queste sono le figure che hanno settori a margini sempre più ristretti e quindi una competitività fortissima su questa parte. Ho capito. Lei parlava anche del fatto che all'interno proprio della sua organizzazione, sì, lei ha notato che i suoi giovani collaboratori, perché c'è un'età media veramente bassissima, sembrano chiedere più struttura di quanto certo, ci si aspetterebbe. Certo. Sì, la nostra è una tipica struttura liquida, una trentina di giovani, ecco, da 24 a 35, 36 anni, quindi con ruoli spesso non definiti, perché è un lavoro creativo, un lavoro di produzione multimediale, di produzione creativa, si lavora sulla comunicazione interna, sull'e-learning, dove le persone sono polivalenti e quindi cambiano di volta in volta le gerarchie, i responsabili, gli spazi, si lavora presso cliente da noi, e questa liquidità a un certo punto invece abbiamo notato il bisogno proprio di avere alcune regole più forti. Ecco, questo credo sia un aspetto interessante per tutta la società. Ecco, l'idea che anche i giovani debbano crescere senza regole credo che sia proprio assolutamente un'idea sbagliata. È un mito falso, perché le persone hanno bisogno comunque di lavorare dentro delle strutture. Ecco, questa parte. Quindi insomma, smart working. Strutture flessibili, strutture moderne, non possiamo pensare che non sia totalmente ristrutturata. La smaterializzazione comunque è qualcosa che non ci appartiene proprio come specie. Sì, il bisogno di spazi, il bisogno di relazione umana, credo che sarà, e lo spero che lo sia, insostituibile.